Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Buona giornata a tutti voi da Massimiliano Spiriticchio in studio e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Diocesana di Pescara Penna, in questo giorno in cui la Chiesa ricorda il Sacro Cuore di Gesù. Apriamo con la cronaca. Un bimbo di un anno è morto ieri sera intorno alle 22 dopo essere caduto dal balcone di un'abitazione nella zona nord di Martinsicuro in provincia di Teramo. Da una prima ricostruzione sembra che il piccolo figlio di una coppia di stranieri sia sfuggito all'attenzione dei genitori precipitando dal balcone dell'abitazione al terzo piano di una palazzina. Cambiamo argomento. Gli spunti emersi nel corso del convegno Gli adolescenti e il patto educativo globale e intergenerazionale che si è svolto lo scorso 7 maggio ed è stato organizzato dall'ufficio scolastico regionale sono stati raccolti in una pubblicazione editoriale che è stata consegnata a Papa Francesco durante l'ultima udienza generale del Pontefice. Sono stati l'assessore regionale all'istruzione quaresimale e il vescovo della diocesi di Teramo Atri, Monsignor Leone Uzzi, presenti anche la direttrice dell'ufficio scolastico Antonella Tozza e i dirigenti e docenti delle scuole abruzzesi a consegnare direttamente nelle mani del Papa gli atti del convegno che raccolgono le riflessioni sul futuro educativo dei giovani dopo la pandemia. Il convegno, che ha visto la partecipazione del ministro dell'istruzione Bianchi, è stato un momento di grande confronto sui sentimenti e le aspettative dei giovani studenti dopo la pesante esperienza della pandemia, commentato l'assessore quaresimale, ed è stato per questo motivo che insieme con il vescovo Lorenzo Leuzzi si è deciso di rendere partecipe il pontefice che in questi 18 mesi di pandemia ha sempre riservato un'attenzione particolare parole di conforto ai giovani e a tutto il mondo della scuola. La Corte Costituzionale ha definitivamente sciolto il nodo sulla legge urbanistica approvata dalla Regione Abruzzo, ritenendo valide le motivazioni e le ulteriori precisazioni inserite relativamente alle misure urgenti di semplificazione. È stato riconosciuto il diritto di estensione della possibilità di accesso ai benefici per il recupero dei sottotetti per i fabbricati esistenti alla data del 30 giugno 2019, altrimenti fermo al 2011, mentre abbiamo puntualizzato meglio il rispetto rigoroso del piano paesaggistico, così come quello delle normative comunali vigenti in termini di urbanistica. E la decisione della Corte, che ha approvato la legge, ha confermato la bontà dell'obiettivo cardine dell'intero dispositivo normativo, ovvero ridurre i tempi della burocrazia e snellire le procedure, un tema su cui abbiamo lavorato con l'assessore delegato Nicola Campitelli, che ringrazio per l'impegno profuso. È stato invece dichiarato incostituzionale il comma 4 dell'articolo 42 della legge finanziaria, con il quale avevamo disposto l'esclusione dalla fornitura di aiuti e benefici economici dei soggetti che si macchiavano di reati persecutori o maltrattamenti in ambito familiare, misura nata a supporto e rinforzo delle norme contro i femminicidi e che evidentemente cercheremo di capire come riproporre sempre nel rispetto delle norme costituzionali e della legalità. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio regionale abruzzese, Lorenzo Sospiri. E veniamo ai numeri sul Covid. Rispetto all'altro ieri in Abruzzo si registrano 38 nuovi casi di età compresa tra 7 e 84 anni. I positivi con meno di 19 anni sono 5, di cui uno in provincia di Pescara. Il bilancio dei pazienti deceduti registra un nuovo caso e sale purtroppo a 2.499. I dimessi o guariti sono 489 in più rispetto all'altro ieri. Gli attualmente positivi sono invece 453 in meno. Eseguiti 3.221 tamponi molecolari e 1.586 test antigenici, con tasso di positività allo 0,8%. 81 pazienti, numero invariato, sono in ospedale in terapia non intensiva. 4, numero anche qui invariato, con 0 nuovi ingressi, sono invece in terapia intensiva. Gli altri 1.567, 183 in meno, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL.
Sull'A14, da sabato prossimo 12 giugno al più tardi dalle ore 24 fino al completamento dell'attuale fase di lavori, sarà attivata anche per i veicoli in transito la riduzione del pedaggio del 50% nelle tratte in entrambe le direzioni, tra Fermo e San Benedetto del Tronto e tra Val Vibrata e Roseto, tra Tripineto e Pescara Nord. Lo annuncia Autostrade per l'Italia. Il dimezzamento della quota di pedaggio di competenza di ASPI sarà automaticamente applicato al casello, indipendentemente dalle modalità di pagamento. Le tratte sono state valutate sulla base del posizionamento degli scambi di carreggiata che consentono una piena operatività 24 ore su 24 dei cantieri in corso e in base ai flussi di traffico attesi nelle prossime settimane. Su 40 ambulanze ispezionate, 21 presentavano carenze nei requisiti minimi necessari per il funzionamento del servizio. È il bilancio di una serie di controlli svolti in tutto l'Abruzzo dai carabinieri del NAS di Pescara nell'ambito di una più ampia campagna disposta dal Comando Carabinieri per la tutela della salute. I veicoli ispezionati, riconducibili sia alle ASL sia alle varie associazioni locali, erano impegnati, oltre che nella rete dell'emergenza-urgenza, anche in quella della trasporto infermi. Vari gli aspetti al vaglio dei NAS: i requisiti igienico-sanitari, le dotazioni di bordo, le manutenzioni, la regolarità dei documenti di circolazione e i protocolli anticontagio. Per i 21 veicoli non in regola è scattata la segnalazione alle autorità amministrative e sanitarie. È partita all'insegna della massima collaborazione e disponibilità la Commissione regionale per le politiche del lavoro convocata dall'assessore regionale alle politiche del lavoro Quaresimale. Sul tavolo la condivisione delle politiche attive del lavoro a seguito del piano regionale già passato al vaglio del Ministero del Lavoro. La condivisione dei processi di politiche del lavoro rimane centrale nell'azione di governo dell'assessorato, spiega Quaresimale. Avevo già annunciato, aggiunge, il confronto con sindacati e parti sociali un minuto dopo che il Ministero aveva esaminato il piano regionale. In ballo 35 milioni di euro, risorse che servono per mettere in campo strumenti capaci di guidare la ripresa sia economica che occupazionale. Si tratta, ripete ancora Quaresimale, di una sfida straordinaria che la Regione vuole intraprendere con tutti i soggetti impegnati nel mondo del lavoro. La ripresa, dice, si può intercettare solo se si comprende dove va il mercato del lavoro, quali figure professionali sono ricercate dalle aziende del territorio, in modo da organizzare politiche attive mirate. Nasce l'albo regionale dei soggetti promotori dei tirocini. Il Dipartimento Lavoro ha infatti deciso di istituire un albo abruzzese dei soggetti autorizzati ad attivare i tirocini extracurricolari della Regione Abruzzo. In questo senso gli enti e le società interessate a far parte dell'albo devono rispondere alla manifestazione di interesse e presentare tutta la documentazione richiesta. Le domande vanno presentate sulla piattaforma informatica sportello.regione.abruzzo.it a partire, con accesso tramite SPID, dal 21 giugno e fino al prossimo 31 agosto. Cercare un libro da leggere tra gli oltre 800.000 presenti nelle 34 biblioteche del nuovo polo bibliotecario della Regione Abruzzo. Con la nuova app Bia, la biblioteca è in tasca, dice l'amministrazione regionale. Infatti da oggi si può scaricare gratuitamente questa app dall'App Store di Apple e da Google Play. Si tratta appunto della nuova app del polo bibliotecario della Regione Abruzzo, sviluppata dalla società fiorentina Nexus. Si entra quindi attraverso gli smartphone in questa app. In pochi secondi si può cercare un libro, leggerne la scheda, sapere in quale biblioteca è disponibile e infine prenotarlo. In merito a notizie di stampa relative alla presunta inadeguata assistenza notturna presso la medicina di Penne, la ASL di Pescara nega recisamente l'assenza o carenza di assistenza medica infermieristica verso i pazienti ricoverati in medicina nelle ore notturne, in quanto gli internisti, chiamati in reperibilità dagli infermieri e gli assistenti in guardia attiva, hanno garantito o garantiscono una piena assistenza medica ai pazienti come nelle ore diurne. Si ribadisce
ribadisce la necessità della disposizione firmata dal dottor Albani e dal dottor Parruti per permettere la fruizione delle ferie estive ai dirigenti medici della medicina di penne. La disposizione di interruzione di guardia attiva per gli internisti risulta temporanea nelle more dell'assunzione di 3 dirigenti medici previo esperimento di avviso pubblico già pubblicato il 3 giugno scorso, con possibile entrata in servizio di tali unità al massimo entro la seconda metà di settembre. A Pescara ha pubblicato dal Comune il bando di gara per l'affidamento del servizio sul recupero salme e trasporto funebre per i non abbienti. Durata dell'appalto 3 anni, importo a base d'asta 80.760 euro, in manifestazioni di interesse da far pervenire attraverso il sito del Comune di Pescara. E siamo al meteo. Sull'Abruzzo si prevedono condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno, poco nuvoloso, con foschie occasionali banchi di nebbia nell'Aquilano e nella Marsica in attenuazione nella mattinata. Temperature generalmente stazionarie o in lieve aumento, specie nei valori massimi, venti deboli dei quadranti settentrionali con possibili rinforzi lungo la costa. Mare poco mosso al mattino con moto ondoso in aumento durante la giornata. I dati sono di abruzzometeo.org. È tutto, grazie per averci seguito, a risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.